Dopo essere tornato a ripercorrere i corridoi pixellosi di Hogwarts nel gioco della pietra filosofale ed esserne rimasto parecchio deluso, continua la mia avventura nel rigiocare e rivalutare i vecchi giochi di Harry Potter per capire come siano invecchiati al giorno d'oggi. Il gioco della Camera dei Segreti era in assoluto il mio preferito, è quello che ho rigiocato più e più volte, dunque conservo un ricordo molto positivo di questo capitolo. Ma sarà invecchiato bene? Era un bel titolo già all'epoca o è la solita nostalgia canaglia a parlare? Quanto è realmente giocabile e godibile nel 2022? È quello che andremo a scoprire nella retrospettiva di oggi, del gioco per PC di Harry Potter e la Camera dei Segreti. Questo gioco si apre subito con un notevole miglioramento rispetto al capitolo precedente. Se prima avevamo un prologo narrato tramite immagini ferme su cui qualcuno ci aveva schiaffato un effetto seppia inutile sopra, qui ci troviamo una serie di cutscene in 3D che ci mostrano il salvataggio di Harry e il suo successivo arrivo a Diagon Alley. Le copie del suo. Vabbè, almeno però ci prova un po' a introdurti. Per tutte le gargoyle. E muovono la bocca! Ma quello è. Ragazzi, il futuro! È il futuro, non ragazzi! Ma però poi non toccarlo così. A parte che Harry non vede. Harry è lì. Perfetto per fare un tipo lì che c'ha una benda davanti e si sente toccare. Ho il piacere di annunciare Pesa contro le arti oscure a Hogwarts. Boh, partiamo benissimo, raga. Quest'ultima non è una zona giocabile, serve soltanto ad introdurci i personaggi e per quanto il gioco segua la trama abbastanza fedelmente, non mancano alcune scene inedite. Non riesco a vedere. No, sì, ma io questa parte non la ricordavo dell'aereo. Ma incredibile. Ci è mancato poco. Mi sono cagato sotto. La nostra partita vera e propria comincerà non appena ci schianteremo malissimo sul platano picchiatore, che ora a quanto pare si diverte a prendere in ostaggio gli studenti indifesi. Come se non avessero già abbastanza cazzi per la testa ad Hogwarts. Fin da subito è evidente quanto i controlli siano migliorati. Ora Harry è molto più fluido da controllare, soprattutto perché possiamo lanciare gli incantesimi in movimento, senza doverci fermare ogni volta a caricarlo. Anche l'animazione è molto più carina da vedere, con Harry che rotola la bacchetta con un certo stile. Come introduzione al gioco e interi platani picchiatori sopra il primo capitolo. La trama ci viene subito introdotta per bene, si parte con un inizio esplosivo schiantandoci contro il platano, che ci porta subito al nostro primo obiettivo, ovvero salvare Ron. Anche se alla fine non riusciremo realmente a salvare Ron. Questo è del foreshadowing. Questa prima missione funge da tutorial con Ron o Harry stesso, che qui finalmente parla, che spiega le basi al giocatore. Ogni cosa che raccogliamo ha un'importanza e questa cosa è chiara fin da subito. Qua c'è un sistema di progressione. Raccogliere le carte ti fa aumentare la vita. È una cosa piccola, però è qualcosa di utile. È qualcosa di utile. L'acqua è molto sbarellata. L'arrivare di notte ad Hogwarts e ammirare il castello in tutto il suo splendore è molto bello e ricordo ancora la prima volta che ho visto questa scena da bambino rimanendone ammaliato. Fred e George, che nel frattempo hanno perso il collo per strada, ci spiegano subito che potremmo usare le gelatine per fare scambi con i vari studenti di Hogwarts, che ci venderanno materiali per le pozioni o le figurine che ci mancano. Ah, tipo lei fa gli scambi? Quanto... Ah, se, se hanno le robe in mano vuol dire che fa gli scambi. Cos'hai di interessante? Ho del mucco di vermicoli. Per io non voglio il suo mucco. Sul pulsante. Mi schifo, scusa. No, per rifiutarlo. Cioè io do le gelatine, lei fa apri le mani e ci scatarra nelle mani. Ritrovare articoli del genere. Perché c'è un tizio che mi sta entrando? Perché ti sta strusciando sul suo culo? Vabbè. Questa è un'ottima cosa, perché finalmente perdere tempo, investire del tempo nel cercare tutte quelle gelatine serve a qualcosa e può aiutarci attivamente nel completare il gioco più in fretta. Se per caso ci siamo persi delle figurine per strada, possiamo scegliere se tornare a cercarle o comprarle dagli altri studenti, dandoti quindi maggior scelta. In questo secondo capitolo ci sono molte più figurine delle cioccorane, infatti, più di 100, divise tra figurine di bronzo, argento e oro. Le figurine sono a loro volta legate alla nostra progressione, come dicevo prima. Il primo giorno di scuola, Nick quasi senza testa ci mostrerà infatti una porta chiusa da 4 serrature. Dovremo raccogliere tutte 40 le figurine d'argento per sbloccare questa porta, che ci porterà in una zona segreta senza la quale sarà impossibile completare al 100% la nostra collezione. Ma non solo, perché ogni 10 figurine di bronzo Harry guadagnerà un'ulteriore barra della vita. Tutto questo dà una grandissima importanza alle figurine, perché già dalla prima mezz'ora di gioco possiamo imporci degli obiettivi ben precisi.
Il che mi portava ad essere contento e soddisfatto ogni volta che trovavo una nuova figurina nascosta, perché sapevo di essere diventato più forte o di essere un passo più vicino allo sbloccare la misteriosa zona segreta. È una carta? Una carta d'argento! La nostra prima carta d'argento! Pack opening! Vediamo un po'. Wey! È una waifu, è una cantante, Glenda Chittock. Allora, in pratica questa è la prima carta del secondo set. Perché Glenda è partita come cantante, ma poi si sono ricordati che i maghi mica sanno ascoltare la musica, ma sanno solo ammazzarsi ad Hogwarts, e quindi ha aperto il suo OnlyFans, dove fa il cosplay dei personaggi di Scooby-Doo. Ne avrò 500 di lei. Ma non solo, perché qui anche gli incantesimi avranno una sostanziale differenza non solo nella progressione del nostro personaggio, ma anche all'esplorazione di Hogwarts stessa, come vedremo fra poco. La prima lezione sarà quella di difesa contro le arti oscure, dove impareremo l'incantesimo Ritu Sempra e ci faremo delle gambe di titanio, dato che non hanno ancora inventato le sedie. Ma non hanno le sedie? Perché stanno in piedi? Perché probabilmente non hanno animato i personaggi che sedevano. Per fortuna non c'è più il fastidioso sistema dove bisognava ricalcare il simbolo con il mouse. Adesso è diventato Dance Dance Revolution. Il Rictus Sempra, da non confondere con il Sectus Sempra, se no rischi di dissanguare ogni singola creatura che si pone sul tuo cammino. È essenzialmente il nuovo flippendo, dato che ora useremo il primo contro i nemici e il secondo contro pilastri e pulsanti vari. Sulle lezioni non c'è molto da dire, sono semplicemente la versione migliorata di quelle del primo capitolo. Qua c'è una roba segreta. Oddio, cosa è successo? Il level design è migliorato, ci sono molti più enigmi e misteri da risolvere, dato che in ogni lezione ci sono numerose stelle da trovare, e spesso e volentieri alcune vi sfuggivano. Raccogliere più stelle servirà a farci guadagnare più punti per la nostra casa, dato che anche questi avranno un ruolo ben specifico. Vado fortissimo, 10 su 10, sono più forte, più pazzo. Ogni settimana, infatti, si terrà una cerimonia dei punti e, se Grifondoro sarà in testa alla classifica, avremo accesso a una zona speciale piena zeppa di gelatine da raccogliere. Almeno questo è quello che ci dice Silente. Non mi fiderei di Silente che ogni settimana prende un bambino e lo porta via in una zona segreta piena di caramelle. Posizione, non dovrebbero essere Glesside. Tommy, è già tanto che abbiano azzeccato i nomi. È già tanto che ci sia una che sia Silente e non Lady Gaga. Ah! È vero, me ne ricordo sti cosi! Che dovevi avevi il tempo per raccogliere quante più gelatine. Possiamo rimanere qui per un lasso di tempo limitato, e maggiore è il distacco di punti dalla seconda casa in classifica, più tempo abbiamo a disposizione. Guadagnare più punti si traduce dunque in guadagnare più gelatine. Ma molte aree di questa zona saranno bloccate all'inizio finché non impareremo l'incantesimo corrispettivo per liberare la strada. Questo dettaglio si applica anche al resto di Hogwarts, ed è in assoluto la cosa che più mi piaceva di questo gioco da bambino. Scoprire nuove aree segrete a cui era impossibile accedervi e poi tornarci ore dopo una volta imparato l'incantesimo necessario era la cosa migliore in assoluto. No! Aia, aia, fa male la sburra. Ho toccato la sburra e mi sono fatto malissimo. Buongiorno a tutti. A differenza del primo gioco, ti faceva sentire davvero tanto il senso di star crescendo come mago, di star ampliando il proprio repertorio di incantesimi così da far fronte ad ogni sfida. Vedere una figurina lì in bella vista ma non poterci arrivare ancora ti spingeva a progredire nella storia. E quando uscivi dall'aula con il tuo nuovo incantesimo in tasca, ti fiondavi subito in quel punto sapendo che ora finalmente avresti potuto prendere quella maledetta figurina. Ed è ancora fantastico quando, verso la fine, una volta sbloccati tutti gli incantesimi, puoi esplorare Hogwarts con la consapevolezza di potersi liberare di ogni ostacolo. Soprattutto perché qui Hogwarts è più grande e siamo liberi di esplorarla a nostro piacimento. Prima di tutto, cosa fondamentale, salvo rarissime eccezioni possiamo sempre tornare sui nostri passi ed esplorare le zone visitate in precedenza, nel caso ci fossimo dimenticati qualcosa. Le lezioni sono interamente rigiocabili ed è una cosa comodissima rispetto al primo capitolo dove, se per caso ti eri dimenticato una figurina, ti mostravano un grande dito medio ed era persa per sempre. Hogwarts non è più un semplice corridoio tra un capitolo e l'altro della storia, ma un castello vivo e allegro. Scusami. La mia collezione di chele di coleottero è molto più bella di quella di mia sorella. Se vuoi, posso fartela vedere. Ma la collezione è tua sorella? Perché a uno sono interessato, all'altro un po' meno. Pieno di segreti, zone da esplorare, attività extra, studenti con cui possiamo interagire e fantasmi. Se nel primo gioco Pix ci molestava con l'audio che si buggava di continuo... Ma cosa? Ansima? Ma che cazzo di versi sono? Nella camera dei segreti, l'amichevole Poltergeist si nasconderà in alcune casse del tesoro, sbucando fuori quando meno te lo aspetti. Ok,
magari una stella qua. Ah, puttana bastarda, schifoso, cretino deficiente. Ma ti pare il caso? Ma io ti denuncio. Io chiamo i servizi segreti, chiamo l'FBI, ti faccio bombardare la casa. Testa di merda. Più o meno a che punto del gioco sei? Se guardiamo la trama, metto sui due terzi. Ma tu mi lancia tutto nel vuoto. Se guardiamo a livello... Ah! Puttana troia bastarda. Che figli di puttana. L'hanno fatta apposta a metterlo sopra il buco. Così dici ti devi avvicinare. Così non ti perdi le cose che saltano nel vuoto. E poi ti esce quel figlio di puttana di Pix. E le investigazioni sono ancora in corso. Ecco, devo tagliare questo. Non voglio commenti. State zitti. Non voglio un commento. Capite perché io da piccolo ero letteralmente traumatizzato da Pix? Cioè, non sto scherzando, io me lo sognavo di notte. A 4 anni mi ero convinto che Pix abitasse, fa ridere a dire adesso, nel seminterrato del mio condominio, nella cantina. E ogni volta che uscivo di casa e passavo davanti alla porta della cantina, correvo come un matto perché avevo paura che mi acchiappasse. 20 anni dopo non è cambiato assolutamente niente. Esattamente come nei libri, anche qui potremmo iscriverci al club dei duellanti e sfidare i nostri compagni. E devo dire che è fatto anche piuttosto bene. Avremo modo di sfidare avversari sempre più esperti e man mano cambierà anche l'arena in cui combattiamo, con cose come pilastri che si muovono o uno spazio di movimento sempre più ristretto. Nonostante si abbiano 3 diversi incantesimi a disposizione, la tattica migliore è sempre quella di giocare a ping pong con l'avversario, mandando avanti ed indietro il Ritu Sempra finché uno dei due sfigati non se lo prende in faccia malissimo. I duelli sono un ottimo modo per farmare gelatine come dei pazzi, perché ad ogni incontro entrambi gli avversari dovranno mettere una posta in gioco e il vincitore si prenderà tutto. Maggiore la difficoltà, maggiore sarà il prezzo da pagare, ma anche maggiore sarà la potenziale vincita. Guarda mamma, ho imparato la ludopatia a 4 anni con Harry Potter. Non ne vado molto fiero, ma ammetto di essermi lasciato un po' prendere la mano con i duelli. No, pezzo di merda! Fottutissimo serpeverde. No, adesso io mi incazzo qua. Qua tiro il peggio che c'è in me. Sì, merda, schifoso. Sì, piangi, vai a piangere da mamma. Mandagli una lettera via gufo. Scrivi, mamma, ho preso il cazzo, faccio cagare. Attaccala alla zampa del tuo gufo, mandalo. Fagli fare 700 km e godi. Mentre io prendo le figurine e le gelatine. Troppo? Inoltre, questo è in automatico il miglior gioco di Harry Potter, anche meglio di Hogwarts Legacy, solo per il fatto che qua il Quidditch è del tutto opzionale. Ci sono 6 partite di campionato che possiamo giocare per portare la nostra casa la vittoria, ognuna più difficile dell'altra. La cosa davvero carina però è che possiamo anche comprare dell'attrezzatura migliore per il Quidditch, come una scopa volante più veloce o un'armatura che ci protegga meglio dai calci negli stinchi che arriveranno dai nostri avversari stronzi. Harry, ricordati che alle donne piace il ragazzo un po' stronzo, quindi se gli ficchi uno stivale nelle gingive, è tu Harry. E tu, donna, lascia stare il mio boccino. Oh! Ovviamente mi dissocio, signori di Twitch. Sì. Cioè, tutto nello spirito sportivo. Questo ha portato ad una bella dinamica, perché a sto giro mi sono davvero divertito a giocare a Quidditch, alternando le partite a dei duelli dove bullizzavo gli altri studenti per guadagnare più gelatine e migliorare il mio equipaggiamento per essere ancora più forte a Quidditch e bullizzare gli studenti anche lì. Frate, stai per diventare famoso te perché domani sarai su tutti i giornali. Che la Gazzetta del Profeta avrà una tua immagine animata del tuo cadavere che si sbatte proprio contro una colonna del campo di Quidditch spappolandosi in 1000 pezzi. E mia. Ogni cosa fatta in questo gioco, anche le attività secondarie, ti fanno sentire un costante senso di progressione del tuo personaggio, ed è così che dovrebbe essere sempre. Per quel che riguarda la trama, segue molto fedelmente quella del libro slash film, e a questo giro scorre molto meglio, accompagnando le nostre avventure in maniera del tutto naturale. Un numero maggiore di cutscene, dove i personaggi finalmente parlano muovendo la bocca e interagendo tra di loro, e un Harry molto più presente e simpatico rendono il tutto piuttosto godibile, per quanto ovviamente non spicchi mai particolarmente. Tra una lezione e l'altra avremo anche delle missioni che ci porteranno ad esplorare nuove zone in cerca di materiali specifici per la pozione, come ad esempio per raccogliere i materiali per la polisucco. Molto carina la parte dove dobbiamo inseguire Goyle per prendere i suoi capelli.
o almeno io ricordavo fossero capelli. Qua è andata un po' da un'altra parte la storia. Cioè, questo è arrivato qua e si è messo a dormire. No, no, Harry, no, cosa tocchi il pisello? Ma sei scemo? Harry, queste sono molestie. E a proposito di pozioni, qui possiamo anche crearle. Impareremo infatti a creare delle pozioni curative mischiando la corteccia dell'albero rigenerante e il muco di vermicoli, che possiamo trovare in giro per la mappa o comprandolo dagli studenti. Anche se mi sono serviti davvero raramente, contando che non sono morto quasi mai. Una volta trasformati in Goyle, dovremo arrivare alla stanza comune del Serpeverde, ed è davvero carino che ti diano la possibilità di esplorare anche quest'ultima. Quando poi gli effetti della polisucco scadranno, dovremo correre come dei pazzi e cercare di nasconderci dagli studenti di Serpeverde per non farci beccare. E ricordo che da piccolo mi metteva sempre molta ansia a questo momento. A cosa serviva il passaggio? Pronto! È un po' confuso l'ascensore. C'è qualcosa che non va, professor Peter. C'ha gli occhi nel culo questo qui. Bastardo, adesso si è aperto. No, no, dai. Rimani aperto, rimani aperto. Ok, via, via. Via, 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 via. Apri la porta, aprila. Al cardiopalma, al cardiopalma. Mi sono scappato. Madonna, sono scappati. Mi rendo conto adesso che probabilmente gran parte dei miei traumi adulti derivano o comunque sono nati su Harry Potter e la Camera dei Segreti. Andare nella foresta proibita seguendo i ragni è un bel momento, c'è una bellissima atmosfera mentre esplori la foresta di notte e cerchi di capire come muoverti al suo interno. I ragni però sono brutti in culo ed è un miracolo che non abbia sviluppato un'aracnofobia a 4 anni. Mi piace troppo l'animazione dei ragnetti quando muoiono perché fanno quel salto sotto. Guarda, guarda. E arrivando da Aragog c'è anche una boss fight che sarebbe stata carina, non fosse stato per un piccolissimo bug. Per quanto a questo giro siano stati nettamente meno, ovviamente non sono mancati bug, alcuni dei quali veramente, veramente fantastici. Io mi farei vedere da uno bravo, Aragog. Se riuscissi a tagliare quelle ragnatele con l'incantesimo di Findo, scommetto che Aragog se tagliassi quelle ragnatele... Azzannatelo, figli miei! Oh, che cazzo succede? Scusa, perché è così forte all'improvviso? Mi sono spaventato. Ma basta. Azzannatelo, figli miei. Perché urli? Aspetta, devo fare le robe qua? Sì. Non voglio farlo mai più. No, ragazzi, non voglio più farlo. Vabbè, penso di poterlo dire. Ci terrà compagnia. No, no, Ron, per favore scendi da lì. Ron, possiamo discuterne. Tranquillo, essere poveri non è la fine. Sì, fa schifo, però non è la fine. Posso prestarti 5 euro, per favore, scendi da lì. Scendi da lì, Ron. Seguimi, Harry. Dove? No, io non voglio... No, Ron! 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 No, così! Così! Dopo tutto questo tempo insieme, Ron! Adesso arriva la McCray, devo di nuovo dire, no, guardi, io non c'entro niente, casualmente mi sono trovato vicino al suo cadavere, ma io non c'entro niente. È vero, dobbiamo andare a esplorare le aule. Sono nell'aula di trasfigurazione. Ma che cazzo urli, che non c'è nessuno, che ti urli, scusami. Anche io, quando arrivo al supermercato, sono alla Lidl. Ma lo prende come vuole lui. Ma scusatemi, cioè, non sono stronzo io. Ah, è questo il bug. Dovrebbe cadere ma non lo fa. E come ci arrivo là? Non ho fisicamente come, perché serviva quel coso per spingerlo giù e salire. Aspetta, ragazzi, voi vi dimenticate che state giocando con il più grande, fottutissimo giocatore di Harry Potter al mondo. Ma che bug e robe. Io controllo questo gioco. Io lo controllo, lo spacco, lo distruggo, lo ribalto. Anche scendere nella camera dei segreti ed esplorarla è stato interessante, per quanto qui sia arrivato il grande disastro. Dovete sapere infatti che la mia run fino a questo punto stava andando estremamente bene, siccome non ero mai morto neanche una volta. E poi è successo questo. Allora... No! Ah! Ok. Letteralmente, sai le scene comiche nei film dove uno cade, urla e poi però in realtà atterra in due centimetri. L'unica differenza è che io sono caduto per 20 metri, ma tanto sono immortale.
Mi ero aspettato perché non sono ancora mai morto, mi sembra. Quindi non volevo morire adesso. Ok, qua si è chiuso. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Cioè, non sono morto cadendo e spezzandomi le ginocchia. Però se c'è un copertone del cesso che mi colpisce, 5 barre di vita scomparse. Tocca ricominciare il gioco. Lo scontro finale con il basilisco è stato molto figo, perché qui per qualche ragione la spada di Grifondoro lanciava onde energetiche madonne. Ok? Cioè ragazzi, aveva addirittura due fasi ben distinte, altro che i boss di Elden Ring. E ci ho messo comunque un attimo a capire come andasse affrontato, cosa che mi ha fatto piacere. La storia in generale qui è stata presentata molto meglio, al punto che uno poteva farsi un'idea generale della storia anche senza aver letto o visto il film. Vabbè! Che scene ma Dark Souls! Con gli occhiali buggati, vabbè. Hai vincolato il fuoco, sì. Cosa che invece, per esempio, non succedeva nella pietra filosofale, dove tutto veniva riassunto come dei pazzi e davvero per scontato che tu sapessi già tutto di quello che stava succedendo. Sconfiggere Tom Riddle non segnerà tuttavia la fine del gioco. Harry ritornerà ad Hogwarts e il gioco ci lascerà liberi di esplorare tutto con calma, dicendoci di andare poi alla Sala Grande quando saremo pronti a concludere il tutto. Arrivato a questo punto, infatti, mi mancavano ancora parecchie figurine, siccome alcune le avevo perse per strada e gran parte dell'esplorazione di Hogwarts l'avevo lasciata per questo momento. Una volta trovate tutte 40 le figurine di argento, finalmente ho potuto aprire la porta sbarrata, arrivando nel vero ultimo livello del gioco. Arrivati a questo punto, infatti, alla nostra collezione mancheranno ancora 11 figurine d'oro, che possono essere trovate tutte in questa sfida finale. Si tratta di un livello a tempo dove dovremo usare tutte le conoscenze e gli incantesimi appresi per navigare il più in fretta possibile il livello e raccogliere le 11 figurine prima dello scadere del tempo. È una fantastica aggiunta perché mette alla prova il giocatore ed è il perfetto coronamento di tutte queste ore di gioco. Queste 11 figurine speciali verranno appese in formato iper mega gigante nel corridoio che porta alla sfida, ognuna con i suoi effetti speciali, e l'ultima, la 101, sarà proprio la figurina di Harry Potter. Mi chiedo come mai Harry abbia un ego così smisurato. A questo punto, dopo esserci assicurati che Grifondoro sia in testa alla classifica dei punti, ottenibili facilmente dopo aver vinto il campionato di Quidditch, potremo entrare nella Sala Grande e terminare così la nostra avventura. Grazie! Una posizione di metà classifica per noi è più che soddisfacente. Frate, la tua ragazza sta venendo scopata in questo momento. E porca miseria, non mi aspettavo sinceramente che questo gioco fosse fatto così bene. È stato un vero piacere rigiocarlo a distanza di anni e mi stavo divertendo così tanto che ho deciso anche di completarlo al 100% cercando di trovare tutte le figurine. 71 la regina delle MILF, 38 e Rasputin, 99 la locandiera birichina, il numero 39 la giocatrice con la... non lo so, magliettina. Per quanto piccola per via dei limiti del tempo, Hogwarts è davvero bella da esplorare e lo sbloccare ogni volta nuove zone e passaggi segreti tramite i nostri incantesimi fornisce un ottimo senso di progressione. Non mi è mai sembrato che quello che stavo facendo non avesse uno scopo e non servisse a qualcosa. Ogni gelatina, ogni figurina, ogni punto per la nostra casa finisce col contribuire in qualche modo al progresso del nostro personaggio ed è un'ottima cosa. Non mi stupisce che da bambino lo abbia rigiocato così tante volte, anche perché ha una, diciamo, bella longevità per un bambino se ti fermi anche poi ogni volta a raccogliere tutte le stelle, vincere tutte le partite, vincere tutti i duelli, raccogliere tutte le figurine. E infatti anche dai miei ricordi dei giochi della saga, questo per me è sempre stato il migliore. Vedremo adesso se riuscirà ad essere scavalcato, se qualcuno riuscirà a rubargli questa posizione dal podio, anche perché moltissimi considerano invece il prigioniero di Azkaban, il prossimo che affronteremo, essere il migliore in assoluto. A questo proposito, come avrete notato anche in questo video, il gioco della Camera dei Segreti lo abbiamo giocato interamente in live su Twitch e ho intenzione di fare la stessa cosa anche con il prigioniero di Azkaban. E infatti martedì 5 marzo cominceremo con il gameplay del prigioniero di Azkaban alle ore 16 su Twitch. Trovate come sempre il link in descrizione se volete seguire tutte le avventure e disavventure in mezzo a bug e altre cagate che succedono sempre. Ma ora la rimetto a voi, qual è il vostro ricordo legato a questo gioco? Lo considerate il migliore in assoluto o c'era qualcun altro che preferivate di più? Anche perché per esempio ricordo bene che la versione per PlayStation già era parecchio diversa. Questa però per me
È superiore perché l'ho giocato anche per play, preferisco decisamente questo. Ragazzi, io rinnovo come al solito l'invito a seguirmi anche su Instagram, così da non perdere nessun aggiornamento sui prossimi video e soprattutto sulle mie cazzate giornaliere, ma direi che per ora da me è tutto. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!